Di prima mattina visitiamo il museo della città di Dunhuang, raccogliere reperti di questa parte nord-occidentale del Gansu. Tutti questi oggetti in ceramica risalgono alla dinastia Han, ma ben prima che arrivasse l'unificazione sotto l'impero cinese, questa regione aveva conosciuto una lunga storia. All'inizio era abitata da una popolazione nomade indoeuropea, di probabile ceppo iranico. I Wusun, che avevano come scomodi confinanti e nemici i barbari Xiongnu. In questa sala, quel che è stato riportato alla luce attorno alla grande muraglia, anche questi sono oggetti di epoca Han. In lino una serie di suole di scarpe. È sempre in stoffa il coprischarpe. Certo è che dal IV secolo i Wusun emigrarono altrove. E con i Xiongnu ci combatterono le varie dinastie finché non furono unificati dalla dinastia Tang. Questo museo conserva una bella serie di mattoni dipinti provenienti dalle tombe della dinastia Wei, come quella che abbiamo visto qualche giorno fa. Come nella tomba dei Wei, il riferimento è al lavoro dei campi. Dinastia Tang per i guardiani delle tombe ed il cammello. I reperti sono disposti in ordine cronologico. In questa stanza la ricostruzione della grotta 45 di Mogao. Risalente all'inizio della dinastia Tang, prima metà dell'VIII secolo, i personaggi sono disposti come su un palcoscenico. Appartengono al periodo Tang anche questi bellissimi rilievi. I guardiani delle tombe ugualmente appartengono al periodo Tang. Questi sono oggetti di epoca Qing, l'ultima dinastia originaria della Manciuria. Con la sua fine nel 1911 inizierà il protettorato inglese. Abbiamo lasciato il museo e ripreso il bus. L'ultima escursione della giornata sarà a questo passo, che in traduzione significa Porta di Giada. Ci troviamo all'interno di una torre di guardia, già esistente all'epoca della dinastia Han. Faceva parte del sistema di protezione dei confini nord-occidentali. Era da proprio da qui che passavano le rotte commerciali. Poi nel VI secolo, quando le vie passarono altrove, questo passo fu abbandonato. Anche noi lo lasciamo. Dai finestrini le bellissime dune del deserto di Gobi.